Oggi, a passato e presente, parliamo dell'Italia longobarda. La nostra penisola aveva già conosciuto, dopo la caduta dell'Impero Romano, una guerra importante, la guerra gotica, che aveva opposto Bisanzio agli Ostrogoti. Ed era stato proprio Bisanzio a chiamare come propri alleati i Longobardi, che divennero padroni di gran parte della penisola fra il VI e l'VIII secolo. Un regno molto importante e sarebbe stato sconfitto solo alla fine da Carlo Magno, che li soppiantò. 568 d.C., Cividale. Dalla Pannonia, l'odierna Ungheria, guidati dal re Alboino, i Longobardi scendono in Italia, creano a Cividale il loro primo ducato e occupano il nord della penisola. 603 d.C., Monza. Il giorno di Pasqua, la regina Teodolinda battezza il figlio Adaloaldo con rito cattolico nella chiesa di San Giovanni Battista. È l'inizio della conversione dei Longobardi al cattolicesimo. 774 d.C., Pavia. Dopo un lungo assedio, Pavia, la capitale del regno, cade. Re Desiderio viene catturato dal re dei Franchi Carlo Magno. È la fine del regno longobardo nel nord Italia. 'Dell'Italia longobarda parliamo oggi con il professor Alessandro Barbero e con Ivan Costa, Emanuela Lucchetti, Pietro Sorace. Buongiorno. Professore, le leggo un passo che mi sono appuntato di un libro di un economista, quindi lei non si preoccupi, può dirne peste e corna. L'economista, lo dico subito, è Giorgio Ruffolo e il libro che scrisse una decina di anni fa, quando l'Italia era una superpotenza. Dice, tra virgolette, diciamo la verità, all'Italia forse per un'oscura legge di contrappasso sono toccati in definitiva i barbari meno intelligenti e più grossolani d'Europa, totalmente incapace di fondersi con il popolo vinto, allevatori di maiali e cacciatori forsennati, gente rozza, senza identità, senza poesia, senza leggi, si scannavano tra loro tradendosi continuamente, sono stati per l'Italia una vera e propria maledizione. Hanno segnato il secolo più infelice della nostra storia. A lei il commento. Ha ragione Ruffolo? Per fortuna no, visto che tutti quanti discendiamo anche dai Longobardi, insomma, gloria ai nostri trisnonni, non era così tremenda la cosa. A parte che non capisco cosa ci sia di male nell'allevare i maiali. L'invenzione del salame è una delle grandi invenzioni dell'alto medioevo, e viva Dio. Dopodiché, ognuno ha i barbari che si merita, i barbari visti dai romani erano tutti così, puzzavano, erano ignoranti, violenti, si ammazzavano fra loro, dopodiché tutti i nostri popoli moderni sono nati dal fatto che, contrariamente a quello che crede Ruffolo, che ha letto Manzoni evidentemente, no? È ovvio. E Manzoni si immaginava ancora al tempo di Carlo Magno i Longobardi alti e biondi e gli italici un volgo disperso, tutti tappi e bruni, ecco, non è così, si sono fusi. Al tempo di Carlo Magno in Italia tutti si consideravano Longobardi e quindi i Longobardi hanno avuto questa grande capacità, in realtà, barbari e rozzi va bene, ma hanno smesso di parlare longobardo, si sono mescolati con gli italici, hanno detto chiunque vive secondo le nostre leggi è dei nostri e alla fine in Italia erano tutti longobardi. Perfetto, e allora entriamo nel primo capitolo di questa storia dove vedremo come nella metà del VI secolo d.C. i longobardi di re Alboino invadono l'Italia. La fonte principale per conoscere la storia dei Longobardi è l'Historia Langobardorum. La scrive un monaco longobardo, Paolo Diacono, nel 787 d.C., quando il regno longobardo è finito da più di 10 anni. Il suo racconto parte dalle origini. Il popolo dei Longobardi, si narra, sia giunto dall'isola di Scandinavia. Dapprima chiamati Vinili, in seguito furono chiamati Longobardi, per la lunghezza della barba, mai toccata dal ferro.
Gli scrittori latini li elencano tra i popoli barbari combattuti lungo i confini del Reno, prima da Augusto nel primo secolo, poi da Marco Aurelio nel secondo. Tacito ne sottolinea il numero esiguo. Riappaiono nel 489 d.C. quando occupano il Norico, l'attuale Austria, per poi spostarsi in Pannonia, l'odierna Ungheria. Sono un piccolo popolo nomade e guerriero. Nel VI secolo partecipano alle guerre gotiche che contrappongono in Italia gli Ostrogoti ai Bizantini. L'imperatore di Bisanzio, Giustiniano, li arruola come federati. Le guerre gotiche sconvolgono l'Italia, l'economia crolla, le città si spopolano e si riempiono di rovine. I bizantini ne escono vincitori, ma il loro dominio si rivela effimero. Bisanzio non riesce a controllare il territorio conquistato perché deve spostare le sue milizie su altri fronti di guerra. Una nuova terra si apre in difesa davanti al piccolo popolo nomade dei Longobardi. A guidarlo nell'avanzata verso l'Italia è il loro re, Alboino. È il 568 d.C. L'invasione è veloce e inesorabile. Comprende tutta l'Italia del nord. Solo le città sulle coste restano sotto il controllo di Bisanzio, che difende questi porti con la sua flotta. I Longobardi creano in Italia un regno che occupa tutto il nord della penisola e la Toscana. È la cosiddetta Langobardia Maior. Le città principali sono Pavia, che diventa la capitale del regno, Milano, Brescia, Verona e Cividale, il primo ducato longobardo in Italia, che conserva ancora oggi splendide testimonianze di quel tempo. A sud si creano invece i due ducati indipendenti di Spoleto e di Benevento, formano la Langobardia Minor e avranno un destino diverso dal regno del nord. All'impero d'Oriente resta la Romania, l'attuale Romagna, e il cosiddetto Corridoio Bizantino, che collega queste terre con Roma. 572 d.C., Alboino muore assassinato a Verona. Per Paolo Diacono, responsabile della sua morte, è la regina Rosmunda. Dopo la sua morte, i Longobardi non ebbero re per 10 anni e stettero sotto il comando dei duchi. In questo periodo molti nobili romani furono uccisi per cupidigia, gli altri divennero tributari. Pietro Sorace, perché si chiamano Longobardi? Sì, l'origine del nome è molto discussa. I Vinili, l'antica popolazione, mentre scendeva dalla Scandinavia, incontrò una battaglia decisiva per le sue sorti. Infatti Paolo Diacono narra di una leggenda molto famosa e molto al femminile in cui la dea Frea intercedette presso Dino per la loro vittoria e infatti fece annodare sotto al mento alle donne i capelli così che sembrassero delle lunghe barbe, e così al risveglio Dino disse a Frea: ma chi sono queste lunghe barbe? E Frea a lui: ora che gli hai dato il nome, concedigli la vittoria. Io ci credo ciecamente. Lei, professore? Ah, perfino Paolo Diacono aveva dei dubbi, perfino lui. Nel senso che, vabbè, Paolo Diacono naturalmente è un cristiano, è un monaco cristiano, non dovrebbe neanche raccontarle queste storie dove ci sono gli antichi dei, no? Però per i Longobardi è così importante. Quindi lui la racconta dicendo: è una storia ridicola e nessuno ci può credere, però intanto io la dico. E la cosa che a noi ci stimola è proprio questo ruolo femminile. C'è una regina dei Longobardi che si rivolge a una dea. Poi la vittoria ai Longobardi la dà il dio maschio, il capo, Odino. Però si capisce benissimo che fra sua moglie e la regina se lo sono manipolato. Maria Rocchetti, come avviene la sovrapposizione di strutture longobarde su quelle preesistenti? Beh, il popolo longobardo arriva dall'attuale Ungheria, arriva nella nostra penisola e arriva completamente privo di una tradizione solida, statuale. Non ci sono istituzioni, c'è un'anima militare e basta. Però arriva in questo territorio che è la culla di quella che è la tradizione delle città. È molto cittadina la nostra penisola e nonostante i Longobardi, nonostante la loro iniziale anarchia durata 10 anni, questa tradizione cittadina peculiare del nostro territorio rimane e va oltre fino ad oggi. Ha ragione Ruffolo, in un certo senso i Longobardi sono davvero... Lo vede professore, adesso... In un certo senso sono un po' più primitivi di altri. In questo senso, che in generale i barbari quando scendono nell'impero romano non è come nel nostro immaginario che arrivano armati di fiaccole per dar fuoco a tutto,
Loro vengono nell'impero romano perché ci vogliono abitare. Vogliono abitare in città, andare al circo, andare all'ippodromo, abitare in palazzi, godersi le terme e gli acquedotti. Poi alla lunga si scopre che non li sanno tenere in piedi, anche perché mancano i soldi, quindi alla lunga va tutto in rovina, ma tutti i barbari vanno nelle città. I Longobardi effettivamente sembra che la maggior parte di loro non abbiano questa... C'è un altro popolo barbaro, ancora più barbaro di loro, sono gli Angli e i Sassoni che invadono la Britannia romana e che quando trovano queste città abbandonate dai romani non ci vanno neanche a vivere e nei loro poemi scrivono... Ci sono questi luoghi che devono essere stati fabbricati dai giganti nel passato. Ecco, i Longobardi erano un po' così, gli piaceva stare in campagna, però i loro capi, quando capiscono che bisogna gestire il territorio, capiscono anche che è dalle città che si gestisce. Ecco. Faccio notare una cosa, professore. Ha citato gli Angli, i Sassoni, stiamo parlando dei Longobardi, ceppi da cui 1000 anni dopo verrà la modernità. Cioè, noi amiamo raccontarci eredi non dei barbari, però sarà da quei ceppi lì, che strano, mi scusa, però lì lo dobbiamo studiare per via scientifica. Conta il fatto che fossero ariani, custodi dell'eresia di Ario, la cosa che aveva diviso la cristianità ai tempi del concilio di Nicea? Per loro conta perché vuol dire che si trovano con la Chiesa cattolica in Italia che non li guarda con tanta simpatia, naturalmente. Ivan Costa, polemiche storiografiche sui Longobardi, abbiamo una sterminata scrittura già da pochi anni dopo la fine del regno longobardo, però ci sono un sacco di problemi. La storiografia tradizionale per anni ha pontificato sulla presunta colpevolezza dei Longobardi rei di aver assassinato molti esponenti della classe episcopale e senatoria dell'aristocrazia romana. Questo convincimento, tra l'altro ripreso in età risorgimentale dallo stesso Alessandro Manzoni, per il quale i Longobardi erano un po' gli antesignani degli occupanti austriaci, nacque sulla scorta di un passo molto controverso della storia di Diacono in cui egli scrisse: molti nobili romani furono uccisi per cupidigia. Tuttavia, lo stesso Diacono, poche pagine più avanti, si sconfesserà affermando che molti vescovi cattolici mantennero il loro ruolo di intermediazione e di interlocuzione sul territorio, rappresentando pertanto un elemento di continuità. Se tale frattura ci fu, probabilmente essa fu meno netta di quanto poteva sembrare. Certo, però naturalmente noi storici dobbiamo stare attenti, perché per noi è facile dire ma in fondo non ne hanno ammazzati così tanti come qualcuno credeva, però per quelli che sono stati ammazzati invece la cosa evidentemente conta. Qual è il problema? Che nel mondo antico, non solo tra i barbari ma anche tra i romani, capitava spesso che se uno aveva fatto troppi soldi l'imperatore o il re diceva ma quello lì non sarà un traditore, ecco. E allora nei regni dei barbari succede continuamente, chi è troppo in vista rischia molto. Quindi di sicuro molti potenti romani sono stati fatti fuori. Paolo Diacono non ha mica motivo di inventarselo. Il che non vuol dire che il mondo romano sia stato spazzato via. Molti hanno collaborato, molti hanno abbassato la testa, la Chiesa è sopravvissuta, certo, senza dubbio. Poi tornerò sulle cose che ci ha detto molto intelligenti adesso Ivan Costa, ma prima entriamo nel secondo capitolo. All'inizio del VII secolo, grazie all'azione della regina Teodolinda, i Longobardi si avvicinano alla Chiesa di Roma. Per un decennio, dal 574 al 584 d.C., il regno longobardo resta diviso in ducati diversi, governati in modo autonomo. I rapporti tra gli invasori e le popolazioni locali sono difficili. Non vi è nessuna integrazione. La società longobarda è molto chiusa. Si fonda sulle fare, clan militari guidati da un duca. Come ci documentano i corredi delle prime necropoli, questi clan respingono ogni commistione con la cultura latina e difendono i loro caratteri barbari, la lingua, la religione pagana e una struttura sociale militarizzata. Ma il sistema dei ducati non garantisce la difesa del regno dai bizantini e da quei popoli che premono alle frontiere dell'Italia, primi fra tutti i Franchi. I duchi eleggono così un nuovo re che rappresenta tutto il popolo longobardo.
Con il regno di Autari parte un lento processo di integrazione con le popolazioni locali. Un ruolo fondamentale in questo processo lo svolge la moglie Teodolinda. È figlia del duca di Baviera e, diversamente dai Longobardi che seguono la fede ariana, è cattolica. Per gli ariani, il figlio è minore del padre. Invece noi cattolici crediamo che il padre, il figlio e lo Spirito Santo sono un unico Dio in tre persone, di uguale potenza e gloria. Mentre sono in corso queste dispute teologiche, Autari muore in modo misterioso, forse avvelenato. Così Teodolinda si ritrova alla guida del regno. Poiché la regina Teodolinda era assai accetta ai Longobardi, le permisero di rimanere nella dignità regia, invitandola a scegliersi un uomo fra tutti i Longobardi che le fosse gradito. Scelse Agilulfo, duca di Torino. Per suggerimento, soprattutto della regina Teodolinda, sua moglie, Agilulfo stabilì con il Santissimo Papa Gregorio e con il suo popolo una saldissima pace. 603 d.C. Il figlio della coppia regale viene battezzato secondo il rito cattolico. Molti Longobardi lasciano la fede ariana per aderire al cattolicesimo romano e la classe dirigente abbandona i costumi barbari per avvicinarsi allo stile di vita dell'aristocrazia latina. Vengono costruiti mausolei, basiliche e monasteri. Le opere d'arte, le decorazioni architettoniche e anche i lavori degli artigiani si arricchiscono di motivi che derivano dalla tradizione cristiano-romana. Per la costruzione dei monumenti vengono usati i marmi recuperati dagli edifici classici in rovina. Il confronto con questa eredità culturale crea nuove forme che fondono la tradizione germanica con quella classica e quella cristiana. Ma il processo di integrazione tra Longobardi e Romani resta faticoso. L'adesione al cattolicesimo è avversata dai duchi del nord-est, fedeli alle tradizioni barbare e guerriere e contrari alla politica filoromana perseguita dai duchi del nord-ovest. Nel 636 sale al trono un re seguace dell'arianesimo, Rotari. Ed eccoci al punto. Il punto è il rapporto dei Longobardi con il cattolicesimo. Un difficile, complicatissimo incontro, poi scontro. Comunque, Emanuele Lucchetti, Teodolinda, che è lo snodo di questo incontro, della parte positiva del rapporto fra Longobardi e Cattolici. Beh, Teodolinda è la chiave di volta e, come dicevate prima, i Longobardi sono ariani, non sono estranei al mondo cristiano. Quindi lei ha il compito di traghettare questo popolo da una confessione, da una dottrina cristologica, a un'altra, alla confessione cattolica. E per prima capisce l'importanza di instaurare un dialogo con il Papa, perché è funzionale a livello politico, e il Papa Gregorio Magno capisce altrettanto l'importanza di dialogare con una regina, tra l'altro amatissima in vita, certo. Ebbe anche la possibilità di scegliere il suo secondo marito alla morte del primo, però il mito di Teodolinda esploderà più tardi, nel 400, quando la chiesa di Monza, dove è seppellita, si riempirà degli affreschi sulla sua storia. Alla morte del primo marito, che forse aveva fatto uccidere lei, almeno. Ma questi sono quei dettagli della vita privata di cui noi. Vabbè, professore, lei ha furia di dire che sono dettagli, ma un assassino è sempre un assassino. Come per lei... i Longobardi un po' meno, bisogna dire. Però lei è una grande regina, un grande papa, e lì si fa l'incontro. Quello che mi colpisce è che questo incontro non è mai definitivo. E mi sembra di capire perché i papi non si fidano mai completamente ai Longobardi. Perché lì ci sono due problemi che sono ben distinti. Un conto è che i papi, essendo alla testa del mondo cattolico, diffidano di chi loro considerano eretico. E va bene, sei un cristiano anche tu, ma un cristiano che sbaglia è peggio di un pagano. I pagani prima o poi li convertiamo e invece gli eretici sono teste dure. Ma al di là di questo c'è un problema geopolitico. Roma è uno dei pezzetti d'Italia che i Longobardi non hanno mai conquistato e la vorrebbero anche conquistare. Dal loro punto di vista loro regnano sull'Italia, i loro re si intitolano re dei Longobardi, ma a partire da un certo momento usano anche il titolo di re d'Italia. E andate un po' a chiedere a Vittorio Emanuele II di Savoia se puoi essere re d'Italia senza avere Roma. Ma non era più importante Ravenna all'epoca? Ravenna era altrettanto importante ma meno prestigiosa, e comunque Ravenna la prendono i Longobardi, gli rimane Roma.
E invece a Roma il Papa si è abituato a pensare che sì, Roma appartiene all'impero bizantino, ma di fatto chi la governa è il Papa. Allora, possono essere cattolici finché vogliono, ma se vogliono conquistare Roma, sempre il Papa li combatterà. Però naturalmente li combatte ancora meglio perché può dire: ma per di più erano eretici fino a ieri, chi si può fidare? Importantissima questa cosa, perché questo è il momento della storia in cui Roma e l'impero bizantino, Pietro Sorace, si dividono, si divaricano. Sì, e i Longobardi hanno un peso specifico in questo. La divisione che abbiamo sotto gli occhi tutti nelle carte geografiche da scuola in poi, di questa divisione netta tra Longobardi e Bizantini, in realtà i confini sono molto labili. A Girulfo nel 604 associerà al trono suo figlio Adaloaldo di 2 anni al circo di Milano. Milano, antica capitale dell'impero d'Occidente, e il circo dove era usanza che gli imperatori bizantini venissero eretti. E inoltre la necropoli di Cividale presenta vicine le tombe sia dei bizantini che dei longobardi, segno che ciò che è stato disunito in vita molto spesso è unito nella morte. Sì, no, ma certo, anche qui bisogna distinguere. Nel concreto, nel regno longobardo vive una marea di romani che però alla lunga si sposano con i longobardi, si imparentano, non si fa più una gran differenza, e le modalità di governo i longobardi le hanno imparate dai romani. Certo che Agilulfo va al circo a Milano, e per andare al circo che sono venuti in Italia, il che non toglie che invece in quelle zone d'Italia ancora governate dai romani, e lì c'è una frontiera militare, perché sono due stati nemici, certo. Capisce che cosa sta dicendo tra le righe? Che quella volta, in quel VII secolo d.C., si poteva fare l'Italia con 1000 anni di anticipo, perché Roma si era staccata da Bisanzio. Bene o male si fondeva, anche se con qualche diffidenza, con il popolo longobardo. Fossero stati meno diffidenti i romani, più inclusivi i longobardi, ecco che l'Italia poteva nascere nel 700 d.C. Ma infatti una vaga idea di regno d'Italia i longobardi la trasmetteranno anche a Carlo Magno. Anche dopo la conquista di Carlo Magno lui costituisce un regno d'Italia, e nel Risorgimento si usava a considerarlo con rimpianto, per l'appunto, sì, dicendo però abbiamo avuto un regno d'Italia tanti secoli fa. E allora qua dobbiamo metterci l'obiezione manzoniana, quella contenuta nella Delchi, che dice: poveri stolti italiani che ogni volta pensate di affidarvi o ai Longobardi o a Carlo Magno, lui vuol dire o alla Francia, certo, o all'Austria-Ungheria, invece dovete fare da soli. No, ma soprattutto nel momento in cui in effetti si sono fusi, perché Manzoni quando usciva per le strade di Milano ci trovava dei reggimenti ungheresi o croati che pattugliavano la città, ecco, in Foro Bonaparte c'erano i croati, e allora era chiara la differenza, e lui si immaginava che anche con i Longobardi fosse così, e invece in effetti invece, alla fine si erano fusi, erano tutti era Longobardi. Era nato un popolo. Adesso le faccio vedere un filmato, professore. In un codice, l'editto di Rotari, il re mise per iscritto le leggi longobarde. Ascoltiamone alcune dalla voce di Arnoldo Foà. Se qualcuno sbarrerà la strada a una donna libera o a una fanciulla e le farà qualche violenza, paghi 900 soldi. Se qualcuno butterà a terra un uomo libero dal suo cavallo, paghi 80 soldi. Se una fanciulla o una donna libera fornicherà con un uomo libero, i parenti possono prendersi vendetta di lei. Se qualcuno in preda all'ira ucciderà una fanciulla o una donna libera per un motivo qualsiasi, paghi 1200 soldi. Se, al contrario, una donna ucciderà il proprio marito, essa stessa sia uccisa. A nessuna donna libera del nostro regno, vivente secondo la legge longobarda, è lecito vivere in modo autonomo. Chi ruberà il campanaccio di un cavallo o di un bue, paghi 6 soldi. Chi ruberà un giogo, paghi 6 soldi. Se qualcuno ruberà da un alveare uno o più vasi con api, paghi 6 soldi. Ivan Costa, mi sembra che questo editto contenga delle norme per la donna alquanto discutibili. Sì, da principio nell'editto di Rotari il ruolo della donna è totalmente subordinato e marginale rispetto a quello dell'uomo.
Basti pensare che l'uxoricidio era valutato diversamente se commesso dalla componente maschile o da quella femminile, che il marito aveva la potestà sulla moglie o che la moglie, con un tratto caratteristico un po' in tutte le società ad esclusivo predominio maschile, veniva spesso vista in modo sinistro, come strega. Tuttavia, se ci astraessimo dal vedere la vicenda longobarda soltanto nei suoi primi decenni, noteremmo come già con Liutprando nell'VIII secolo egli aprì le vie per la successione all'eredità paterna alle donne. Pertanto le donne poterono finalmente avere un ruolo patrimoniale e gradualmente anche sociale. Noi facciamo fatica oggi a immaginare che le società del passato, tutte, davano tutte per scontato che l'uomo conta di più della donna, in modi poi variamente diversi, ma la potestà del marito sulla moglie ce l'avevano anche gli antichi romani, naturalmente, ecco, non è che... Dopodiché i longobardi sono un po' più rigidi sotto un aspetto, e cioè, mentre presso i romani una donna è soggetta a suo padre, come anche tutti i figli, e il padre ha diritto di vita e di morte su tutti presso i romani, questo non si dice mai, ma... Come dire, anche quello è piuttosto pesante. Poi presso i romani una donna si sposa e passa sotto la potestà del marito, ma quando rimane vedova una donna romana può fare quello che vuole. I longobardi sono più coerenti, e cioè dicono: ragazzi, se le donne hanno bisogno di essere protette, perché poverine, da sole non si può lasciarle ad affrontare la vita, e allora hanno bisogno di essere protette sempre. Abbiamo sentito, una donna libera che vive secondo la legge longobarda ha sempre bisogno di un tutore. A noi ovviamente, cioè è evidente che non è il nostro mondo, però dobbiamo stare attenti a non dire è perché certo sì, la disprezzavano a loro modo, ma erano convinti che in una società ben ordinata gli uomini si devono far carico di tutelarle, le donne. E perché ognuno ha il suo ruolo e ognuno sta al suo posto. In quel contesto anche la donna ha dei diritti. Non è che non esiste, non ha l'anima, esiste non come? Li porta in contraddizione dall'avere avuto una regina, Teodolinda, una regina vedova, che decide di risposarsi, utilizza quel matrimonio strategicamente. Ma infatti prima abbiamo sottolineato l'eccezionalità di questa cosa, proprio perché una donna longobarda rimasta vedova, se si vuole risposare, e ci deve essere qualcuno, gli eredi di suo marito, che le dà il permesso. Teodolinda è così eccezionale che può fare questo. Però quando si tratta di regine, le contraddizioni ci sono sempre. Nel 1800 gli scienziati scrivevano: è dimostrato che la donna è inferiore all'uomo, non può fare il giudice, non può fare... No, ecco. Dopodiché, se invece è nata regina d'Inghilterra, allora fa la regina d'Inghilterra, nessuno dice niente. Touché, professore. Entriamo nel terzo capitolo. Il regno longobardo termina nella seconda metà dell'VIII secolo, quando i Franchi conquistano il nord Italia. La potenza dei Longobardi raggiunge il suo apice nella prima parte dell'VIII secolo. Liutprando li guida alla conquista dei territori bizantini che ancora dividono in due il suo regno. I successi di Liutprando sono anche dovuti ai contrasti tra il Papa a Roma e l'imperatore a Bisanzio. L'argomento della contesa è l'iconoclastia. Bisanzio è a favore, Roma è contro. In questo tempo, a Costantinopoli, l'imperatore Leone fece rimuovere e bruciare le immagini dei santi e mandò a dire al pontefice romano che doveva fare altrettanto se voleva rimanere nella grazia imperiale. Ma il pontefice rifiutò. Non più efficacemente protetta dai bizantini, minacciata dai longobardi, Roma è in una posizione critica. Ma Liutprando, giunto quasi alle porte della città, a Sutri, compie un gesto rassicurante. Consegna la cittadina direttamente al Papa. È un atto di dissensione che avrà conseguenze pesanti. La cosiddetta donazione di Sutri, che sancisce la fine dell'influenza bizantina su Roma e prefigura quello che diventerà lo stato della Chiesa. Nonostante l'esibizione di buona volontà, dopo la morte di Liutprando, i Longobardi continuano ad espandersi e riconquistano Ravenna. Papa Stefano II si sente messo in un angolo e chiede aiuto ai Franchi. Il re Franco Pipino il Breve scende in Italia e ricaccia i Longobardi nei loro confini. Le posizioni sono chiare. I Franchi si ergono a difensori della Chiesa di Roma, mentre i Longobardi rappresentano un pericolo per il papato. 757 d.C. sale al trono longobardo re Desiderio. Per prevenire nuove guerre, Desiderio assicura la sua protezione alla Chiesa. Stipula poi un'alleanza con il nuovo re dei Franchi, Carlo,
il futuro Carlo Magno. Gli dona in sposa sua figlia desiderata, che Manzoni, nella tragedia Adelchi, chiama Ermengarda. Desiderio però commette un errore. Accoglie nella sua corte i figli di Carlo Magno, il fratello di Carlo, morto in circostanze misteriose. Carlo considera gli eredi del fratello potenziali rivali per il suo trono, quindi ripudia la sposa, figlia di Desiderio. È un gesto di sfida a cui si aggiunge quello del nuovo papa Adriano I. Spinto dalla fazione anti-longobarda della curia, il pontefice reclama la concessione di altre terre. In risposta, Desiderio muove il suo esercito verso Roma, ma è subito costretto a tornare indietro. Imitando il suo predecessore, Adriano I ha chiesto l'intervento dei Franchi. 773 d.C., Carlo attraversa le Alpi e con due armate stringe in una tenaglia i Longobardi in Val di Susa. È una vittoria schiacciante. L'esercito longobardo è in rotta. Il re si rifugia a Pavia. La città resiste all'assedio dei Franchi fino all'inizio del 774, quando, stremata, cade. Carlo risparmia la vita a Desiderio e lo fa rinchiudere con la moglie in un monastero in Francia. Cingendosi il capo con la corona di ferro, la corona d'Italia, Carlo si proclama Rex Francorum et Langobardorum. Il regno longobardo non esiste più. Ivan Costa, perché Manzoni cambia il nome alla figlia di Desiderio? In realtà sia le fonti franche che quelle italiane sono reticenti in relazione al nome della principessa longobarda ripudiata da Carlo. Manzoni la chiamerà appunto Ermengarda, innalzando la figura Cristi nell'Adelchi. Tuttavia altri critici la chiameranno invece Desideria, Desiderata, ma si tratta di un errore di natura filologica, dal momento che la fonte riporta che Carlo rifiutò la Desideratam, Desideri, Regis Filiam, dove Desideratam è palesemente un gioco di parole più che un nome. Dunque ne consegue che, secondo alcuni, la principessa Ermengarda possa, sulla sua testa, possa aver gravato una damnatio memoriae operata dalle scritture storico-politiche di ambiente carolingio e papale allo scopo di cancellare l'accadimento in sé, giustificando quello che poi anni dopo sarà l'intervento di Carlo in Italia, il colpo di Stato. Ricordo, la mia non è una curiosità qualsiasi, perché questa figura è centrale. Carlo Magno la sposa, la figlia di Desiderio, poi la ripudia e di lì nasce un conflitto di cui approfitta il pontefice che porterà alla fine dei Longobardi. Quindi questo personaggio è centrale, anche centrale in Manzoni. Sì, ed è centrale da tanti punti di vista, perché Carlo Magno è una contraddizione vivente. Lui è in stretta alleanza con la Chiesa e la Chiesa in quel momento ha deciso di insegnare ai cristiani che non è una bella cosa divorziare, ripudiare la moglie o avere due mogli insieme. Però in quel caso si può fare un'eccezione. Carlo Magno in realtà alla fine ne ha avute 5 di mogli legittime. Uno potrebbe pensare che sia per quello che non si sono ricordati i nomi di tutte. In realtà i nomi delle altre li conosciamo e anche quelli di molti dei suoi circa 25 figli accertati tra legittimi. Quindi può darsi che davvero lì non abbiano voluto insistere su questo personaggio. Manzoni, povero uomo, non poteva fare un'eroina senza nome e quindi si è dovuto inventare un nome. E Carlo Magno, che entrerà e ci libererà, lo dico tra virgolette, di Longobardi, fonda di fatto più nazioni, fonda la Francia, fonda la Germania. Ma perché da noi così sfortunati né i Longobardi né Carlo Magno non ci ha fondato nessuno? Come... Però lo chiedo a lui. Il fatto ce lo narra una fonte papale a proposito di Stefano II. Nel 752, infatti, a Stolfo non viene meno a una promessa fatta di mantenere l'indipendenza del Ducato Romano. E da lì, quindi, Stefano II si sentirà in diritto di scegliere una terza via, visto che i bizantini ormai erano deboli, di chiamare i Franchi. Diversi papi scrivono per chiedere aiuto ai Franchi contro i Longobardi, no? Ce n'è uno che scrive una lettera a nome di San Pietro, come se fosse San Pietro che scrive, che dice «Correte, correte, salvateci!» Un altro, che credo sia Stefano II, dice «Venite a salvarci dal popolo puzzolente e ignobile dei Longobardi, da cui hanno avuto origine i lebbrosi».
Per cui c'è questo odio, indubbiamente, e questo rimarrà. Pezzi d'Italia non sono longobardi, la Sicilia non è longobarda, la Sardegna non è longobarda, il Salento non è longobardo. E quindi purtroppo non si crea un'unità. Comunque è un'ingiustizia, o appare un'ingiustizia da storici, per quello che riguarda i papi, perché i papi vengono resi autonomi da Bisanzio. I longobardi gli danno delle terre in più, gli attribuiscono, loro ne vogliono sempre di più, ricevono, non hanno avuto sottrazioni dai longobardi, eppure sono loro che invocano i franchi per la pugnalata definitiva ai longobardi. Emanuela Lucchetti, lei che ne pensa? Ma sicuramente questa fase finale del regno longobardo ci permette di familiarizzare un po' con queste linee guida, queste costanti che rimangono nella storia delle dinamiche politiche italiane. L'avete detto, sicuramente invocare un aiuto esterno è un tema ricorrente nella nostra storia. Il Papa chiede aiuto ai francesi, sembra un po' la vicenda della Repubblica Romana del 1849, quando sono i francesi a sedare le rivolte dello Stato Pontificio. Quindi tutto questo si ripete. La cosa più importante, il tema ricorrente che rimane, è sicuramente l'aver compreso fin dai longobardi che bisogna aprire un dialogo con il potere papale. L'aveva capito Teodolinda, l'aveva capito Desiderio, lo capirà Federico II, Mussolini, insomma, è ricorrente. Certo, l'analogia dell'alleanza della Francia che sostiene l'indipendenza dello Stato Pontificio contro l'Italia del Nord che vorrebbe conquistarlo. Sembra di essere nel 1800, appunto, negli anni 60 dell'Ottocento. Professore, forse mi ha anche convinto, forse i longobardi furono infinitamente meglio di come la tradizione ce li ha consegnati. E forse non è azzardato supporre che siano alle origini anche di alcune virtù che si sono scoperte nell'Italia di mille anni dopo. È possibile? Ma dunque, tutto è possibile perché noi siamo un popolo fatto di tante stratificazioni. Ci sono stati momenti in cui tutti quelli che vivevano in Italia si consideravano romani. E dei momenti qualche secolo dopo in cui tutti si consideravano longobardi, erano i nipoti degli stessi nonni in realtà alla fine, no? E adesso ci consideriamo tutti italiani, e dei pezzi della nostra cultura e della nostra lingua ce li hanno trasmessi tutti loro. Certo, se guardo le parole che ci hanno lasciato i longobardi, le parole longobarde in italiano sono guerra, zuffa, spaccare, arraffare. Ecco, qualche dubbio viene sulle virtù. Ma... tre libri in cui possiamo ritrovare queste parole, il senso di queste parole. Allora, noi in Italia abbiamo un grande specialista dei longobardi che è Stefano Gasparri, che ha fatto molti libri, ne consiglierei uno in particolare, Italia Longobarda. Poi c'è un libro di un archeologo inglese che si chiama Neil Christie, I Longobardi, storia e archeologia di un popolo. Finalmente, se uno li vuole conoscere, e l'avrete già capito dai nostri discorsi, leggetevi Paolo Diacono. Paolo Diacono ha scritto in latino, ma è tradotto in italiano, c'è in edizione tascabile, ed è una lettura godibilissima se uno vuole sapere qualcosa dei longobardi. Ringrazio Alessandro Barbero, Ivan Costa, Emanuela Lucchetti, Pietro Sorace. E nel raccomandarvi di prendere nota dei suggerimenti di libri del professor Barbero, passo alle conclusioni. Italia Longobarda, il Regno, i Franchi, il Papato. Stefano Gasparri, La Terza 2012. I Longobardi, storia e archeologia di un popolo. Neil Christie, ECIG 1997. Storia dei Longobardi, Paolo Diacono, Gur Mondadori 1992. Alessandro Barbero ci ha ben raccontato come e quanto cambiarono gli italiani al tempo dei Longobardi. Ma se vogliamo saperne di più, l'uomo che fa il caso nostro è Giulio Cesare Croce, vissuto fra il 1550 e 1609, che scrisse un libro celeberrimo, il libro su Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. Bertoldo alla corte di Alboino, era un furbo contadino della penisola di quegli anni, la moglie petulante Marcolfa, il figlio un po' scemo Bertoldino, sono personaggi di una saga che ha avuto grande successo nei secoli successivi, finché nel 1984
Mario Monicelli ne ha fatto un film dove la parte di Bertoldo la faceva Ugo Tognazzi.